tutti, mi chiamo Paolo Bossi, sono un medico oncologo e lavoro in Italia a Brescia presso gli ospedali civili e sono professore associato di oncologia medica. Vi voglio raccontare oggi l'esperienza italiana, in particolar modo l'esperienza di Brescia, che è l'epicentro insieme a Bergamo e a Cremona della infezione da Covid-19. Nelle scorse settimane abbiamo avuto un'escalation di persone ricoverate con i sintomi da Covid. Abbiamo dovuto riorganizzare i nostri reparti in modo che molti reparti fossero destinati a contenere persone affette da polmonite, da questa infezione. Abbiamo capito che è fondamentale ridurre al massimo i contatti tra le persone. Molta parte dei contagi sono avvenuti quando ancora non erano in atto le misure restrittive adottate dal nostro governo e le persone erano molto più libere di muoversi. E questo ha portato sicuramente ad un grosso incremento del numero di infetti, grazie al fatto che molte persone che non sapendolo, non dimostrando i sintomi, ma erano comunque infette, hanno diffuso il virus. Per questo consigliamo a tutti di stare in proprie case, di limitare i contatti personali, di lavarsi le mani accuratamente per almeno 20 secondi il più possibile ogni volta che si viene a contatto con altre strutture, di indossare mascherine nel momento in cui si arrivi a contatto con altre persone e di cercare di restare il più possibile a casa. È una battaglia che sicuramente non finirà presto, ma che siamo convinti che nel momento in cui ridurremo il picco di questi contagi, permettendo appunto alle persone che sono i vettori principali di questa malattia, di non contagiarsi l'uno con l'altro, potremo vedere la luce oltre questo tunnel.